a tutti ragazzi! Allora, non ho idea di quando uscirà questo video su YouTube, ma sappiate che lo stiamo registrando il giorno... aspetta, che giorno è oggi? Il 7 marzo, ovvero il giorno dopo la fine di Sanremo. Esatto, e devo dire che sono molto sorpreso della vittoria dei Maneskin. Vero, a me piacciono tantissimo i Maneskin. Sono fuori di testa, ma diverso da loro. Arex, ti prego, non iniziare a cantare. Evitiamo di rovinare il video ancora prima di iniziarlo. Comunque, il vero vincitore del festival secondo me è Bugo. Bugo? Ma perché? Oh, finalmente ce l'ha fatta a cantare. L'anno scorso è sparito! Infatti, questa volta ha avuto la sua rivincita. Sì! Oh, vabbè, dai, rivincita, che parolona, ha anche stonato. Ma no, dai, non ha stonato! Beh, sì, Vastatore ha stonato. Ma no, dai, cioè, alla fine se l'è cavata. Vabbè, dai, hai ragione. Ecco. È colpa dell'orchestra, era troppo intonata. Ma dai, Arex, smettila! Vabbè, Vastatore, l'importante è che sia riuscito a cantare e che non abbia avuto brutte intenzioni e la maleducazione. Questa è cattiveria, dai! No, ma che cattiveria? Questa è la verità! No, secondo me no, dai! Ah beh, se la mia è cattiveria, allora la tua cos'è? La mia? Perché? Che ho fatto adesso? Chi è che è andato a dire alla polizia che Orietta Berti non stava rispettando il coprifuoco? Ah, io, però avevo ragione. Non si può mica fare così tardi con il coprifuoco. E chi è che gli ha fatto allagare la camera d'albergo? Sempre io, però. E chi è che spegneva i microfoni durante le esibizioni a Sanremo? No, io posso spiegare. Ecco, allora stai zitto. Per me Bugo ha stonato. Ogni volta che cantava mi veniva voglia di infilarmi le rose nel petto come Achille Sauro. Achille Lauro? E io che ho detto Achille Sauro. Ma si chiama Achille Lauro. Ah, ma quindi non è un dinosauro? Eh no, che non è un dinosauro. Ah, ok, vabbè, mi sembrava una sorta di dinosauro strano con le piume. No, non era un dinosauro con le piume, Arex. Ma quindi un tacchino? No, non è un tacchino. Un fagiano? Ma che cavolo dici, Arex? Allora una gallina. È un essere umano. Ma le piume! Ma quello è un costume, Arex, dai, smettila! Ah, e vabbè, ma non l'avevo mica capito! Comunque, Bugo, non ti offendere, eh? Cioè, per noi hai vinto tu! Anche se volevi fare il cantante delle canzoni inglesi così nessuno capiva che diceva! E infatti non mi sembrava una cattiva idea! Tanto non ti capisce comunque nessuno! Arex, la vuoi finire? Ma dai, Vastatore, sto cercando di consolarlo! Secondo me così fai solo peggio, perciò smettila! Uff, ok! Vabbè, allora iniziamo con il video di oggi! Cameraman! Sì, sono qui! Sì, lo so che sei qui! Cosa facciamo oggi? Beh, oggi mi è venuta un'idea molto carina! Che ne dite di disegnare Arex e Vastatore in versione Funko Pop? Sì! In versione Coco Pops! No, non Coco Pops, Arex! Funko Pop! Ah, ma sono quei giocattoli da collezione che hanno gli occhi a palla neri! Esatto, proprio quelli! Va bene, sono d'accordo! Benissimo, allora andiamo a disegnare Arex e Vastatore in versione Funko Pop! Ok, adesso andiamo a dipingere il nostro disegno.
Ed ecco a voi Arex e Vastatore in versione Funko Pop. E secondo me sono venuti carini, dai. Sarebbe bello avere dei pop di Arex e Vastatore, no? Voi che ne pensate, ragazzi? Oh, ma come siamo carini! Vero, siamo così pucciosi! Uffa, adesso voglio i poppi di Arex e Vastatore! Chi lo sa, magari un giorno diventeremo famosi e li faranno. Mamma mia, sarebbe bellissimo! Bene, ragazzi, il video finisce qui! Mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate di Arex Vastatore in versione popcorn. Non popcorn, Arex, pop. Eh? Pop, Funko Pop. Vabbè, fateci sapere cosa ne pensate di Arex Vastatore in versione pacco, poshps, vabbè, insomma, quelli. Mandateci tutti i vostri disegni e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr, Arex. Arex, quella canzone di Sanremo dell'anno scorso. Ah, già! Le brutte intenzioni, la maleducazione! Anche quella, Arex! Ah, scusa, allora, voglio immaginarmi che Vastatore e Carla si sposeranno, invece non se ne parla! Ma perché? Che Vastatore si lava i denti e non è brutto, e invece sì! La vuoi finire?